22 ore al giorno in terra, senza poter fare niente, perché una cella di 7 metri e 60. Ogni detenuto crede 7 metri a persona e bugliato in 6. Perciò siamo costretti a fare 4 metri e 2 linee. San Vittore è una delle realtà più dure del sistema carcerario italiano. Unica casa circondariale di Milano, ospita 1.700 detenuti contro i 712 regolamentari. Un sovraffollamento cioè del 238%, che costringe a vivere anche in 9 in celle che potrebbero ospitare al massimo 4 persone. Qui dentro, complessivamente, i detenuti in attesa di giudizio sono oltre 1.200, 700 solo quelli in attesa del primo grado. La sezione più difficile è il sesto raggio, il più popoloso e anche quello in cui troviamo le condizioni più dure. Qui i letti sono accatastati l'uno sull'altro, a tal punto che le finestre non possono aprirsi. D'estate, per far passare l'aria, i vetri vengono del tutto rimossi e rimontati solo a settembre inoltrato. La capienza regolamentare, quindi neanche quella tollerabile, si attesta su meno di 600 presenze. La capienza tollerabile dovrebbe essere di circa 1000 detenuti, parlo del settore maschile. Attualmente abbiamo un numero di detenuti che per quanto riguarda il settore detentivo maschile va sui 1600 detenuti presenti, con un numero elevato di soggetti in attesa di primo giudizio. Sovraffollamento, siamo dentro i 9, la stanza. 9. I sanitari sono quelli che sono quelle turche. Sì, ci sono corsi riservati, però sono limitati 6-8 persone. Sul piano che siamo 150. In confronto alle celle degli uomini, la sezione femminile appare quasi come un'oasi, con appena 110 detenute che vivono in stanze da 4 persone. La sartoria, che vende prodotti con il proprio marchio anche nei negozi di Milano, è diventata negli anni un simbolo di un sistema rieducativo funzionante. Se in tutti gli istituti italiani si aprisse alle misure alternative, a giro anche questo istituto ne beneficerebbe sicuramente. Capite bene, per quello che dicevamo prima, cioè il sovraffollamento dei piani, che molte volte, soprattutto durante i turni pomeridiani, serali, notturni, la gente si trova a un rapporto di 1 a 160 detenuti. Quindi se c'è da intervenire per sedare una rissa, accompagnamento in tribunale piuttosto che un accompagnamento in luogo esterno di cura, la gente è da solo. C'è un'attesa lunghissima, ma non è per colpa della polizia penitenziaria, che purtroppo è lunghissima l'attesa che fanno fuori i familiari. Ci viene tolta anche un po', diciamo, la dignità. Calpestata proprio, sì, come no. Non da parte della polizia penitenziaria, attenzione. Ci viene calpestata la dignità.